Buongiorno e benvenuti al concerto dei mercoledì del Conservatorio. Avete appena ascoltato il cantabile Presto di Enesco e il programma di oggi prevede l'esecuzione della Flûte de Pan di Moquet, il notturno e allegro e scherzando di Philippe Gobert, la ballata per flauto e pianoforte di Franck Martin e la sonatina per flauto e pianoforte di Dutilleux. La Flûte de Pan, opera 15, composta da Jules Moquet, è la prima composizione del compositore per flauto e pianoforte. Venne pubblicata il 4 marzo 1904 e fu dedicata al flautista francese Léopold Jean-Baptiste Le Florence. Si compone di tre movimenti, ognuno dei quali è ispirato a una versione del mito del dio Pan. La prima sezione del pezzo, Pan et le berger, ovvero Pan e i pastori, è preceduta da un epigramma attribuito ad Alceo, che dice: O Pan, che dimori sui monti, cantaci con le tue dolci labbra un canto. Cantalo accompagnato dal suono del flauto pastorale. Si tratta di un allegro giocoso in fa maggiore in forma sonata, il quale presenta due temi contrastanti. Il primo, che inizia con una breve introduzione del pianoforte, viene poi ripreso e portato a compimento dal flauto e ha un carattere ritmico gioioso e agile. Il secondo, descritto come dolce e pastorale, è affidato a entrambi gli strumenti. A tratti con lo stesso carattere, mentre in alcuni punti le volatine del flauto si contrappongono al carattere misterioso del pianoforte. Dopo la ripresa, la coda con brio è caratterizzata dai virtuosi movimenti del flauto, culminanti nel martellato finale del pianoforte. Il secondo movimento, Pan et les oiseaux, ovvero Pan e gli uccelli, è composto in si bemolle minore ed è preceduto da un epigramma dell'antologia Planudea, e dice: Seduto all'ombra di questo bosco solitario, o Pan, come riesci a disegnare dal tuo flauto suoni tanto dolci? Moquet sembrerebbe usare i versi della grande poetessa greca Aniete di Tegea per porre questa domanda al dio Pan.
La risposta è da trovarsi all'interno della musica stessa, nel dialogo che prende forma fra il flauto di Pan e il verso dell'uccellino, che prontamente risponde ai dolci suoni del dio. In un'atmosfera sorpresa e sognante, intrisa di ammaliante liricismo, flauto e pianoforte diventano la proiezione delle due figure nel mondo reale, e gli strumenti danno voce a una forma di panteismo, in cui gli uccelli, il bosco solitario, il flauto e il dio diventano una stessa cosa. Il terzo movimento è intitolato Pan e le Nymphe, ovvero Pan e le Ninfe, in fa maggiore, ed è preceduto, in questo caso, da un breve testo di Platone. Silenzio, ombrose radure di querce, silenzio, fontane spillanti dalle rocce, silenzio, pecora che beli sul tuo piccolo. Pan in persona canta con il suo flauto armonioso, appoggiato le sue umide labbra sulle sue canne, intorniandolo leggiadramente. Le ninfe acquatiche e le ninfe dei boschi danzano insieme. Il carattere giocoso di questo terzo movimento diventa sempre più ardente e appassionato nella sua delineazione del comportamento delle ninfe. Esse incarnano infatti la potenza della natura. Il cromatismo del flauto, unito allo staccato prorompente e alle scale discendenti del pianoforte e alla corsa di entrambi gli strumenti, proiettano lo spettatore in un universo in cui il naturale e l'umano si fondono armoniosamente al leggiadro danzare di queste ninfe intorno al dio. Le note lunghe ed espressive del flauto, accompagnate dagli arpeggi del piano, suggeriscono momenti di sospirante languore e la passione che gli spiriti arcadici provano per Pan. La sonata termina in un vertiginoso e impetuoso finale. Buon ascolto!
Il notturno Allegro scherzando, composto dal francese Philippe Gobert, venne commissionato come pezzo obbligatorio da far eseguire al concorso per l'ammissione degli studenti al Conservatorio di Parigi nel 1906. Nella giuria del concorso era presente anche lo stesso Gobert come membro della giuria e insieme al resto della commissione decretarono come vincitore il flautista Marcel Moïse. Gobert nacque in Francia nel 1879, affermandosi come uno dei più importanti e influenti musicisti francesi fra i due conflitti mondiali. Acquisì notorietà soprattutto per la lunga carriera come flautista per l'Opera di Parigi e successivamente venne nominato a ricoprire tre ruoli in assoluto in primo piano nel panorama musicale nazionale ed europeo. Infatti divenne contemporaneamente professore di flauto presso il Conservatorio di Parigi, direttore principale dell'Opera di Parigi e direttore principale dell'orchestra della Società dei Concerti del Conservatorio. Per la sua fama gli vennero dedicate moltissime composizioni e lui stesso si dedicò alla composizione, come possiamo vedere ad esempio in questo notturno e Allegro scherzando. Il brano inizia in re bemolle maggiore e la maggior parte di tutto il primo movimento presenta una dinamica di piano, con l'eccezione di alcune battute che presentano il registro acuto e i momenti di maggiore culmine, per poi ritornare di nuovo al piano e ripresentare il tema iniziale, però proposto all'ottava superiore. Il secondo movimento vede come indicazione agogica Allegro vivo e scherzando, per indicarne il carattere vivace e squillante. La sua brillantezza e vivacità lo rendono uno dei brani flautistici più difficili fra quelli composti da Gobert. Si tratta nel suo insieme di uno dei lavori più famosi ed eseguiti del compositore francese. Buon ascolto.
Frank Martin aveva una predilezione per il genere delle ballate, una forma relativamente breve in un unico movimento che combina l'aspetto lirico con un materiale vivace in uno stile rapsodico, consentendo allo strumento solista molte opportunità di mettere in luce la propria bravura. La ballata per flauto e pianoforte, nello specifico, è stata composta nel 1939 e nasce anche questa come pezzo obbligatorio per il primo concorso internazionale di esecuzione musicale di Ginevra. La richiesta della commissione era quella che il brano mettesse in evidenza le qualità dei concorrenti, in particolare sul piano tecnico. Martin, oltre alle sezioni virtuosistiche, decise di dare ai giovani flautisti un pezzo che si concentrasse anche sulle loro qualità timbriche ed espressive. È uno dei primi brani in cui Martin inizia a mettere a punto il suo stile compositivo, costituito da un linguaggio molto personale di natura fortemente cromatica, che media il metodo dodecafonico con elementi di scrittura tonale, un largo uso di ostinati e di pedali. L'armonia è imperniata su accordi di tritono, che rendono quindi difficilmente individuabili ben precise tonalità, e indaga le tensioni melodico-armoniche fra la fondamentale e la sensibile. Nella ballata, Martin alterna l'espressività fragile e nervosa del tema di apertura con una musica in seguito più rapida e movimentata. E nonostante sembri essere quasi totalmente assente un'attenzione rivolta all'aspetto cantabile del brano, esso è costituito da una straordinaria espressività. Un elemento fondamentale all'interno della composizione è la tensione che si viene a creare battuta dopo battuta, già a partire dall'introduzione che dal molto uguale iniziale si sviluppa in una curva ascendente che conduce sino al vivace. All'interno, dell'unico movimento si susseguono diversi temi, ripresi più volte e variati anche nel tempo. Un elemento molto significativo è anche il continuo lavoro sulla varietà metrica data dal cambio degli accenti e sull'ambiguità fra ritmo binario e ritmo ternario che caratterizza l'intero brano. La ricchezza di improvvisi cambiamenti di registro e di improvvisi cambi di umore contrastano l'andamento metrico e l'impiego dell'intera tessitura dello strumento fa, di questo brano uno dei brani più completi all'interno della letteratura flautistica. La forma, come avviene anche per le altre ballate di Frank Martin, è rapsodica in un solo tempo e non presuppone alcun preciso intento narrativo, anche se vi sono delle chiare allusioni alla poesia libera e profondamente romantica di Ossian. Le lunghe linee melodiche sono costruite con grande economia di materiali, adeguandosi a una logica contrappuntistica che si ispira a Bach, che Martin considera il suo primo e più importante maestro. Frank Martin nacque in un quartiere di Ginevra nel 1890 e compose fino a 10 giorni prima della sua morte, avvenuta nel 1974. Buon ascolto. Thank you.
La musica di Henri Dutilleux trae le sue origini dai compositori francesi del primo Novecento, quali Claude Debussy e Maurice Ravel, ma sono visibili anche evidenti influenze di autori quali Béla Bartók e Igor Stravinsky. Negli anni seguenti il suo atteggiamento nei riguardi dello strutturalismo fu decisamente più problematico. Infatti, se da un lato Dutilleux è sempre stato interessato allo sviluppo della musica contemporanea, al punto da incorporare elementi della tecnica strutturalista nelle sue composizioni, dall'altro canto non ha mai smesso di denunciare i lati più radicali e intolleranti di quel movimento. In ogni caso, Dutilleux ha sempre rivendicato la propria indipendenza artistica e ha sempre rifiutato di essere associato a qualsiasi scuola o movimento. Per sua stessa ammissione, molta della sua produzione è stata influenzata dalle arti visive, dalla letteratura e dalla poesia. In questo caso, Dutilleux ha spesso citato i nomi di Baudelaire, Proust e del pittore Vincent van Gogh. Le influenze dirette di quest'ultimo sono rintracciabili, ad esempio, nella sua composizione Timbro, Spazio e Movimento, chiamata anche La Nuit étoilée, come l'omonimo quadro di Van Gogh. La Sonatina per flauto e pianoforte è un'opera giovanile del compositore francese del XX secolo, composta e pubblicata nel 1943. Si compone di tre movimenti, i quali vengono eseguiti senza interruzione. La Sonatina per flauto e pianoforte fa parte di una serie di quattro brani di prova per il Conservatorio di Parigi, proprio come abbiamo visto prima per il Notturno e Allegro scherzando di Gobert, che Dutilleux scrisse fra il 1942 e il 1951. Questi brani avevano lo scopo sia di testare la tecnica degli studenti, sia di fornire loro nuove partiture. Dutilleux, però, era notoriamente critico nei confronti dei suoi primi lavori, inclusa la Sonatina. E una volta ha affermato di non essere mai stato completamente felice del fatto che fosse eseguita così tanto frequentemente, però non lo ritirò mai.
La sonatina, come dicevo prima, è strutturata in tre sezioni suonate senza interruzione. La prima sezione presenta un tema misterioso in sette ottavi, in contrasto con le figure che vengono presentate dal pianoforte. Si conclude con una cadenza che prevede un passaggio alla seconda sezione, molto più lirica e cantabile. L'ultima sezione prevede rapidi scambi fra il flauto e il pianoforte prima che un'altra cadenza richiami i temi ascoltati in precedenza. Un frenetico accelerando suonato da entrambi gli strumenti conclude il brano. Buon ascolto!